È stato spostato ancora il sit-in di domani contro il Green Pass a Roma. Dopo lo stop a Piazza Santi Apostoli e l'individuazione dell'area di Bocca della Verità, la questura ha deciso di cambiare zona perché anche quest'ultima è stata considerata inidonea a contenere un eventuale numero maggiore di manifestanti, nonché limitrofa ad uffici impegnati nella gestione delle consultazioni elettorali. Il sit-in traslocherà quindi al Circo Massimo, ma Piazza Bocca della Verità verrà comunque presidiata per convogliare eventuali manifestanti verso il Circo Massimo. Ultime ore di campagna elettorale per i candidati sindaci di centrosinistra Roberto Gualtieri e di centrodestra Enrico Michetti in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Queste sono le ore decisive in cui bisogna portare tutti a votare, ha detto Gualtieri, ricordando le sue tre priorità per Roma: pulizia, trasporti e investimenti. Michetti invece punta tutto sulla squadra. Abbiamo già individuato delle persone come Bertolaso, Sgarbi e Matone, ha sottolineato. Roma si governa con un esecutivo eccellente. Gli altri non ce l'hanno. Atteggiamenti violenti, non solo contro le persone, ma anche contro gli animali, è quanto emerso dagli accertamenti compiuti dai carabinieri della compagnia di Colleferro sui telefoni di Marco e Gabriele Bianchi, i fratelli di Artena, accusati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni picchiato brutalmente e ucciso a Colleferro nel 2020. Nei cellulari dei due, fa sapere la Repubblica, sono stati trovati video in cui Bianchi si divertirebbero anche a uccidere degli animali con particolare crudeltà. La Sapienza torna in vetta alle classifiche di Times Higher Education, che premia la facoltà di giurisprudenza come la prima scuola di diritto in Italia. Secondo il ranking è al 57° posto a livello internazionale, unica università italiana a classificarsi tra le prime 100 nel mondo, scalando ben oltre 50 posizioni rispetto allo scorso anno. La Sapienza è anche l'unico ateneo ad aver aperto un corso di laurea in giurisprudenza anche in Cina. L'Istituto Italo-Cinese, inaugurato nel 2019 a Wuhan, ospita il corso di laurea magistrale in European Studies con lezioni erogate interamente in inglese. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.